La cosa più importante è la persona, essere un uomo. E con mio fratello Gulam siamo sempre detto le stesse cose, che dobbiamo essere degli esempi per tutti e proviamo a esserlo. E quando sento queste parole penso che siamo sulla strada giusta, dobbiamo solo continuare così, aiutare la gente che possiamo e quello è un gesto molto importante. I due calciatori difensori del Napoli, Koulibaly e Ghoulam, che lontano dai riflettori dedicano il loro tempo ai giovani meno fortunati, sono tra i premiati dell'evento promosso da Arci Mediterraneo, che vuole dare risalto alle persone e alle attività che hanno un impatto sociale importante. Oggi è 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani. Quindi oggi abbiamo collocato il nostro premio, Rete Mediterranea per l'impatto sociale, che si svolgeva già da anni e che è stato interrotto per il Covid. Abbiamo unito questi due momenti per premiare i nostri eroi, quelli che ogni giorno, quotidianamente, aiutano gli altri e fanno in modo che nuovi diritti prendano piede. È il premio Rete Mediterranea, realizzato dal maestro Gennaro Regina e consegnato questa mattina dal sindaco Gaetano Manfredi, anche al medico e ricercatore Paolo Ascerto, alla presidente di Banca Etica Anna Fasano e alla responsabile nazionale del servizio di accoglienza e integrazione migranti Virginia Costa. Una bella giornata, abbiamo premiato delle grandi personalità che si sono distinte nei loro campi di lavoro, ma soprattutto l'hanno fatto in uno spirito di solidarietà, di aiuto del prossimo, di bene comune. Questo credo che sia un messaggio molto importante, soprattutto a Napoli, che è una città che fa della solidarietà, dell'accoglienza e dell'inclusione la sua cifra fondamentale.